Allora, mi chiamo Claudio Zadden, faccio come professione pittore, artista di strada. Dipingo sul posto, faccio le opere sul momento e poi le rimetto direttamente sul bancarello che c'ho di fronte. E stare in un posto chiuso a dipingere sembra quasi che sto all'interno del mio corpo e mi sto scarabocchiando gli interni. Invece io voglio scarabocchiare l'esterno. Io ho iniziato a dipingere ritratti di animali. È uscito involontariamente, non era manco una passione definita, però mi divertivo assai a raffigurare animali. E ho fatto il suo d'arte. Inizialmente ho fatto ceramica. Esige molto più un'attenzione, tenere una cosa in equilibrio, cioè ci sono la forza di gravità, tutte le cose. A me mi sembra afflosciava sempre a terra e si scassava. L'anno successivo sono andato a fare pitture. Ci stanno dei professori che sono abbastanza aperti, quindi mi sono trovato pure a mio agio in certi momenti. Poi il disagio che trovo a scuola lo portavo nel disegno. È come se io dovessi per forza stare lì. Ho preso e me ne sono andato. Allora, non ho fatto l'università belle arti. Però a volte mi viene la voglia, però inizio penso che dovrei fare il privatista e dico no, allora lasciamo stare. Devo fare gli anni di recupero e non voglio recuperare proprio niente. Inizialmente stavamo a Piazza Inaia perché io ho iniziato a fare bancarella tramite Luigi. Cioè, Luigi stava là, ha mandato un motivo, cioè un input. Feci il mercatino 2-3 anni fa, facevo artigiano, facevo ceramica. Ho conosciuto Luigi perché stava accanto a noi. Mi ha dato simpatia al primo momento, cioè una persona che si sente molto piantata a terra, quindi mi fido molto. Vado a Piazza Miraglia, ti dicevo guarda qua no, qua sì, senta a me qua sì, qua no. E io ho detto vabbè, mo provo a San Domenico. Visto che c'era più movimento, la gente si fermava, ho iniziato a fare un po' di propaganda su San Domenico a Luigi. Poi l'anno scorso gli ho fatto vedere delle cose che faceva, ho detto va ma fanne più, mettiti a fare bancarella. E ho iniziato a dipingere a casa dei piccoli quadrettini con animali e sono sceso a Piazza Miraglia. E il primo giorno vennero due stranieri scozzesi e si comprarono i dipinti e feci 80 euro. Vi siete trasferiti? E come vanno le cose da quando vi siete trasferiti? Non si capisce niente. Sopravvive. Abbiamo una parete di un negozio che ha chiuso. Che è chiuso. Che ci conosce proprio il proprietario e ci fa stare. Ci fa stare. Tranquillamente. Scendo di casa dalle 9 alle 9, quindi diciamo che sto per strada dalle 9 fino alle 7. Dipende poi dalla luce, perché d'inverno dipingo di meno perché se ne va via la luce, però d'estate ci stanno 9-10 ore che dipingo continuamente. I miei soldi li guadagno vendendo le opere che faccio, pittori. Non faccio una grande propaganda, non è che vado a tartassare chi va vicino. È una cosa che mi dà fastidio a me l'invadenza del commerciante. Per esempio, una volta che volevo comprare i vestiti e quello che mentre guardavo mi dava pressione, io ho preso e me ne sono andato. Cioè, per me che sono fatto qua il commercio non funziona. Dipende pure dall'oggetto che vuoi vendere. Quell'oggetto che se non ti piace, non ti piace. Quindi così, se sei interessato, se lo vuoi comprare, ti. Diciamo che questo rappresenta l'entrata. Qua ci sta la matriosca. Questa è una fetta anguria e questa è una fetta di formaggio. Vabbè, questo è il cibo, ci sta sempre il cibo. Senza cibo non puoi fare niente, no? Questo qua è un vaso dove all'interno ci sta un gallo. Una specie di brodo di pollo per aria. Inizialmente io non so già quello che vado a fare, ma la storia viene dopo. È proprio come se improvvisamente dal nulla inizia a esistere un soggetto. E da quel soggetto inizia a crearsi chi spinge l'oggetto oppure chi guarda l'oggetto. L'idea mi viene dalla forma e dal colore. Pesce trombetta che ci spara il fuoco da sotto. Vabbè no il fuoco, questo è paglia. Vabbè uno poi lo può vedere se paglia e fuoco. Ma è uscito fuoco, ma in realtà non mi va che un pesce sputa il fuoco. Io uso un pennello molto piccolo e quindi ogni pennellata è un segno molto piccolo. Non c'è nessuno sforzo perché è come se fosse una specie di ricerca della composizione di una struttura che si regge all'interno del quadro. Ma poi mi sento proprio che sto vicino a quello che sto facendo. So che questo che farò qua andrà a finire là sopra. Invece facendolo a casa so che quello che sto facendo là non so dove andrà a finire, non so. Cioè è tutto un mondo immaginario. Invece questo è proprio un contatto con la realtà che ce l'ho. Oh, Luca Poppe. Quanto costa?
Claudio, ti vuoi far vedere una cosa? Ecco qua. Questi sono i quadri di Claudio in possesso mio. I soldi bisogna trasformare in valore. Voi andate al cinema, io mi guardo i quadri di Claudio. È molto difficile riuscire a inquadrare il significato che c'ha l'opera artistica. Però ha un motivo un po' più infantile, come se fosse qualcosa che tu non ricordi più. Hai bisogno, ma non sai a che cosa, capito? Però hai proprio l'esigenza di averne, capito? Io non mi posso fermare a questa bancarella perché poi mi viene a costare caro. Guarda, a me queste cose piacciono, però io non so dipingere, capito? Io so solo raccogliere la munezza. Quando vedo i suoi quadri è come se mi viene la voglia di raccoglierli come raccolgo la munezza da terra, capito? Con lo stesso impulso, no? Le persone che stanno attorno sono affettuose perché uno deve trovarsi in una situazione in cui non c'ha un ristagno oppure una tensione. E quindi penso che le persone che mi stanno accanto è perché non vogliono manco loro una tensione o un ristagno, e quindi ci vogliamo bene. Ci sta una fontana a Piazzetta Nilo dove io vado a riempire l'acqua e me la bevo. È una bottiglia di vetro, così lo puoi bere quanto tempo vuoi, non va a puzzare. Poi cerchiamo di tenere il posto pulito. Mi faccio il panino da casa, mi faccio un panino di 5 kg e mi mangio tutto. E dopo vado in coma perché è pesante, sto un attimo così. Pio un caffè, mi riprendo e mi rimetto l'atto da dipingere. Diciamo la prima volta che ho focalizzato proprio la persona, Claudio, mi si presenta un ragazzo uguale a Mori, ma con un panino esageratissimo. E poi si è rivelato quello che è, un caro amico. Diciamo un artista di grande fame. La strada è un posto dove esiste il tempo di adesso, no? Stando a casa sento una specie di agitazione, ansia, il fatto di non sapere quello che sta accadendo, no? Di non essere coinvolto e stare in un posto chiuso a dipingere sembra quasi che sto all'interno del mio corpo e mi sto scarabocchiando gli interni. Invece io voglio scarabocchiare l'esterno. Tutto senza pensare che è più bello e che è più brutto, la sanna ca tutti ricorda, guarda nananza per me sciogliere.